Era al culmine. Ora aveva tutto. Tutto quello che aveva sempre desiderato. O almeno così credeva. Fino a quel giorno. Eppure, non era soddisfatto. Sono le vostre prime vittime! Finitele come se fossero le vostre ultime! Sangue e onore! Sangue e onore! Avanti! Generale, mi scusi il disturbo. Domattina alle 10 si terrà l'incontro con la nuova segretaria. Va bene, può pure andare. Io sono il generale Albert Müller. E quindi lei sarebbe la nuova segretaria. Questo è il motivo per cui sono qui. Vengo da Monaco e ho superato i test di battitura 2 giorni fa. Io conoscevo il suo segreto ed ero spaventato di come Müller avrebbe reagito. Se deve mascherare la sua identità, almeno lo faccia bene. Ma di cosa sta parlando? I documenti sono tutti in regola. Non sono stati i documenti a dirlo. Io conoscerei quei tratti ovunque. E lei è fortunata ad essere arrivata fino a qui. Non so da dove viene, ma non mi importa. Non ho più interesse nel fare prigionieri. E perché non sono già nei guai? Perché da quando l'ho vista non ho potuto fare a meno di... Lei deve andarsi. Io non... Si muova. Non può stare qui a lungo. Così poco tempo. No, Albert,
Non è possibile, non è il momento. Aspetta! Aspetta, ti prego. Non so nulla di te. Nemmeno il tuo vero nome. Fiodoro. Russia, giusto? Albert, lì fuori c'è una guerra. Lo sai perché siamo qui, vero? Abbiamo tutti un ruolo. Tu ti assicuri che questo dannato macello sia una vittoria per tutti noi. E io scapperò. Non so ancora per quanto, ma in cerca di un lavoro. E allora? Io non ho paura. Non ho paura perché ho ancora una ragione per starci qui. Non ho paura perché quella ragione sei tu. Perché se c'è qualcosa che ho imparato da te, è mai arrendersi. Albert, io sento quello che senti tu, ma le nostre non sono scelte facili. E non l'ho imparato quelle frasi fatte dell'esercito, né sofferente addestramento o ammazzando gente innocente. Mentre tutti mi dicevano la stessa cosa, mai arrendersi. E l'ho imparato da te, Fiodoro. Andarcene, Fiodoro. Almeno da qui. Un amico che ci può portare fuori. Oh mio Dio. Ci hanno visti. Non ti preoccupare. È lui. Mi posso fidare. Mi aveva chiesto aiuto. Ma io sapevo di non poterglielo dare. Dovete venire con me. Altrimenti ci troveranno. Seguitemi. Che succede, Hoffman? Mi dispiace, Albert. Ma non posso farlo. Siete disertori. Ormai ci siamo dentro. Dobbiamo andare avanti. Oddio, sono le truppe di Fischer. Mi dispiace. Cosa facciamo? Dobbiamo correre. Laggiù c'è una botola utilizzata dai soldati. Dobbiamo arrivare fino lì, mi hai capito? Promettimi che correrai e non ti fermerai. Corri. Corri. Conosciamo numerose storie d'amore che, se non ci fossero state, le vite degli amanti non sarebbero state sacrificate. Eppure sono proprio queste storie quelle che ci possono salvare. La guerra le ha uccise, l'odio le ha spezzate e l'invidia le ha contaminate, ma sono storie incancellabili. Fiodora proseguì la sua strada, da fuggitiva,
Müller invece, lui lasciò in me ciò che oggi continua ad assillarmi, il senso di colpa. Forse resterò per sempre con il dubbio, ho scelto la strada della paura. Ho fatto bene.